e adesso per la federazione della sinistra sale su questo palco Paolo Ferrero. Salve a tutti e a tutte. Penso che innanzitutto oggi dobbiamo ringraziare quel popolo viola che nelle settimane scorse ha fatto sì che la opposizione ricominciasse a fare il suo mestiere e ci ha invitato a scendere nelle piazze. Così come dobbiamo ringraziare la CGIL che ieri ha fatto uno sciopero generale che oggi Sacconi dice non essere esistito. Grazie alla CGIL, grazie a quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono scese in piazza. Lo dico perché penso che l'attacco alla democrazia avviene da questi ignobili decreti che riammettono le liste che non hanno diritto ad essere votate, ma avviene soprattutto sulle questioni del lavoro, su quell'attacco all'articolo 18 che è partito la settimana scorsa al Senato e di cui nessuno parla. Quest'idea, l'idea di questo governo è che bisogna abolire i contratti nazionali di lavoro e l'idea che bisogna impedire ai lavoratori di far rispettare i loro diritti anche col magistrato. Questo governo vuole che i lavoratori diventino dei servi e questo non glielo possiamo lasciar fare, perché questa è una logica antidemocratica da cui parte l'attacco alla democrazia. Così come l'altro attacco alla democrazia parte dalle questioni della scuola. Quando si tagliano i fondi per la scuola, quando si diminuisce l'età dell'obbligo, quando si buttano in mezzo a una strada i precari, si sta dicendo che questo governo non ci vuole cittadini, ci vuole sudditi e ignoranti, perché pensa che gli ignoranti li può governare meglio come vogliono loro. E ci sono delle cose a cui ahimè ci siamo abituati anche noi, perché noi il 28 e il 29 andremo a votare per le elezioni regionali. Ci sono 3 milioni di immigrati che lavorano, che vivono assieme a noi tutti i giorni, che non andranno a votare. Questa qui è un vulnus per la democrazia. Questo è un modo per distruggere la Repubblica nata dalla Resistenza. E allora io penso che la manifestazione che ci vede tutti assieme oggi qui, che vede tutti assieme voi queste bandiere diverse, tutti assieme, non è solo per bloccare Berlusconi perché cosa vorrà fare, ma è per dire basta ad un governo che vuole togliere ogni vincolo al libero arbitrio di quelli ricchi e dei potenti e che vuole togliere i diritti per i lavoratori, per i più deboli. Questa è la roba fascista che sta facendo questo governo. E però io penso che, visto che oggi siamo qui tutti assieme, dobbiamo anche prenderci un impegno per il futuro. E io ne propongo 3 in questa piazza, tutti insieme. Il primo è che questa giornata non rimanga una giornata isolata. Non basta una protesta, una tantum. Bisogna costruire un movimento di lotta unitario di tutte le opposizioni contro questo governo che si faccia in tutto il paese, perché questo governo va cacciato e allora bisogna costruirlo nelle piazze, bisogna far sapere che cosa fanno. Non basta una giornata sola. E la seconda cosa che vi propongo è che facciamo tutti assieme una grande campagna referendaria contro le leggi vergogna di questo governo, contro il nucleare, contro la privatizzazione dell'acqua, contro questa ignobile legge sul lavoro che vuole abolire l'articolo 18. Facciamole insieme tutte le opposizioni, una grande campagna referendaria. Ricostruiamo quello che è un popolo della sinistra che faccia sentire la sua voce. E una terza cosa, è un impegno. Prendiamo l'impegno oggi che, al di là delle differenze che ci sono tra di noi, alle prossime elezioni si vada tutti insieme per battere Berlusconi, perché bisogna costruire la lotta, ma bisogna anche costruire una speranza e un futuro. E allora, al di là delle differenze che ci sono, tutti assieme per battere Berlusconi e impedire che questo signore distrugga questa Repubblica, per cui tanti giovani, tanti uomini e tante donne sono morte sulle montagne 60 anni fa. Non lasciamogliela distruggere.